notte magica di Treviso, tra caroselli e petardi, migliaia le persone che si sono riversate in piazza. Nonostante gli appelli alla prudenza, non potevamo fare più di così. Monitoreremo il contagio, afferma il sindaco Mario Conte. L'esplosione di gioia nelle città del nord-est preoccupa lo stesso presidente del Veneto Zaia. Si dovevano usare le mascherine, dice. Sale l'incidenza del contagio in rapida evoluzione, la variante Delta. Siamo ancora nella pandemia, afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, oggi ospite ad Auronte. E nella Marca raddoppiano i casi settimanali di positivi ogni 100.000 abitanti. Benassi, si tratta di giovanissimi, intanto salgono a 20 contagiati della festa, in 65 in quarantena. Manette a Mogliano per un ventenne spacciatore sorpreso dai carabinieri con altri 4 giovani nell'area degradata dell'ex piscina comunale. Troppi centauri morti sulle strade, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una mozione per introdurre detrazioni per l'acquisto di airbag da moto grazie al Recovery Fund. Torna la Gran Fondo Pinarello dopo un anno di stop forzato, in sella alle due ruote per la 24esima edizione attraverso le colline del Prosecco UNESCO. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la notte magica di Treviso ad aprire questa sera l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Una notte magica ma anche pericolosa, ad alto tasso e rischio di contagio, assembramenti, caroselli di auto, con il sindaco che dice non potevamo fare più di così, ma monitoreremo il contagio. La cronaca. Divieti e inviti alla prudenza si sono frantumati contro la gioia per gli azzurri. I migliaia hanno invaso il centro di Treviso subito dopo l'ultima parata ai rigori di Gigio Donnarumma, che ha consegnato il titolo europeo alla squadra di Mancini. Davvero incontenibile l'entusiasmo, cori e spari di petardi, anche potenti, si sono susseguiti fino a notte inoltrata. Scene così si erano viste per i mondiali del 2006, ma lì il Covid non c'era, con tutte le sue restrizioni. Questa è la grande differenza che nei giorni scorsi aveva portato la stessa prefettura di Treviso a sconsigliare i maxi schermi in luogo pubblico e la questura a disincentivare i caroselli. Così di fatto non è stato. C'era voglia di festeggiare, quindi se tu chiudi Piazza Duomo si riversano in Piazza dei Signori, se tu chiudi Piazza dei Signori si riversano in Piazza Vittoria. Insomma, la gente comunque sarebbe venuta in città. Allora a quel punto noi abbiamo quantomeno vietato il transito delle autovetture per mettere in sicurezza le persone che si erano riversate in piazza. Dopo più di così, francamente, non si poteva fare. Io non credo che sia nemmeno giusto militarizzare una città per la finale di un europeo. Bisogna avere la consapevolezza che ci vuole responsabilità anche nei festeggiamenti. Qualcuno l'ha dimostrata, qualcuno un po' meno. Saranno comunque i prossimi giorni a dire se e quanto la gioia per gli europei inciderà sulla curva del contagio. Avremo monitorato l'andamento dei contagi, sicuramente situazioni come quelle viste nelle piazze d'Italia ieri sera non aiutano a contenere il contagio. Dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo convivendo con il virus, che il virus c'è ancora, c'è anche una variante Delta che preoccupa molto e quindi dobbiamo prestare massima attenzione. Notte magica ma potenzialmente pericolosa dunque, che per il primo cittadino ha una spiegazione. Non è una questione trevigiana, è una questione italiana che ha visto probabilmente esplodere anche un'euforia repressa dopo 15 mesi di restrizioni. Queste quindi le scene documentate dal nostro Lucio Zanato e vi chiediamo, vi spaventano? È il sondaggio di questa sera di Ring. Feste e caroselli non solo nella Marca, non solo a Treviso, ma in tutta Italia. Ora vi spaventano i contagi? Questa è la domanda esatta. Se sì, vi spaventano, il numero è quello in verde, 0422 1626691. Se no, non vi spaventano, 0422 1626691.
6690, il numero quello in rosso, la chiamata è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. Ma torniamo alla notte magica trevigiana con il reportage per Immagini ed Emozioni di Lucio Zanato. Si riprende a giocare con Chiellini in possesso di palla, con Leonardo Bonucci, entrambi partono. Italia-Inghilterra, la vera sofferenza a Treviso, come nel resto d'Italia, inizia con i supplementari. In una città che sembra tornata ai tempi del lockdown, strade vuote e televisori accesi sulla partita. Tutti hanno seguito il consiglio di non guardare l'incontro in troppi. Chi proprio non ha resistito è uscito e comunque aveva gli occhi fissi sul display del telefonino o del tablet. Atmosfera sospesa che si legge nei pochi volti che incrociamo lungo la strada che porta al Portico Oscuro. Dagli anni 70 e per decenni la tana del calcio trevigiano sostenuto da Alfonso Mansi. Qui a tifare Italia, oltre alla figlia e al genero gestori, pochissime persone. Non si arriva a 10, di cui 3 sono francesi che tifano Italia. Sotto le maglie vestite dai miti del calcio nazionale e su un altarino tricolore il televisore. E qui ogni tiro, ogni ribattuta è un sospiro, un'imprecazione, un commento immancabile all'arbitro. È finita! Riti scaramantici come non alzarsi mai dalla sedia o far partire il timer del telefonino ad ogni supplementare si sprecano qui come in ogni altra parte di Treviso e della Marca e anche di tutta Italia. E si arriva ai rigori. 10 euro che lo parla da una luna. Qui la sofferenza diventa profonda sui volti fino al tiro finale. Da qui in poi a Treviso lentamente si forma un fiume umano. Come le risorgive, soprattutto giovani, spuntano dappertutto per dirigersi prima in Piazza dei Signori per poi, lungo il Calmaggiore, raggiungere Piazza Duomo. È qui che scoppia letteralmente la festa per la vittoria. A delimitare l'entusiasmo le forze dell'ordine, sbeffeggiate da un coro che proprio non ci stava. Polizia municipale attenta che con il carosello delle auto non si passasse dalla festa alla tragedia. Giovani e giovanissimi a più ondate hanno colmato la piazza che verso l'una e mezza del mattino cantava e soprattutto scoppiava ancora così. Al di là degli scoppi, anche ad alto potenziale, ai fumogeni, al ridosso della gente, quello che deve far pensare è l'incuranza nell'esaltazione del momento per le conseguenze da contagio. Troppi, troppo calcati e troppi senza mascherina rischiano di essere stati il detonatore di un nuovo dilagare dell'infezione. Del resto bastava tornare indietro per vedere la differenza. Sotto la Torre Civica, dove meno calcati si urlava meno. Non c'era fumo o scoppi e in alternativa all'Inno di Mameli si cantava quello di Domenico Modugno. Quel blu nel dipinto di blu sul quale anche Treviso per una notte ha iniziato a volare. Una nottata quindi in chiaroscuro non solo per Treviso ma per tutta la Marca. A Zero Branco per esempio in piazza è stato allestito anche il maxi schermo nonostante l'invito della prefettura a non farlo. Così in altri paesi della provincia come a Pederobba. Tutto si è svolto nel massimo ordine, ha detto il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto. Abbiamo voluto così tutelare anche il lavoro delle attività commerciali. Ma si dice preoccupato di fronte alle immagini che avete visto lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia. Si poteva usare la mascherina, dice. È stata una bella vittoria, penso che si siano visti anche i risultati. Bella la festa, però io spero che non abbia esiti sotto profilo del contagio, perché comunque sono fortemente preoccupato di questo. Non nasconde apprensione il presidente della regione Luca Zaia guardando a quanto successo nei centri del Veneto verso mezzanotte, quando la gioia per gli azzurri si è riversata in strade e piazze, molto spesso disattendendo quelli che erano inviti alla prudenza e divieti di assembramento. Se ieri sera i festeggiamenti del
degli europei si fossero fatti tutti con le mascherine, oggi saremmo meno preoccupati. Quindi non vuol dire perché sei all'aria aperta non c'è problema. Sei all'aria aperta non c'è problema se non c'è assembramento. Se non garantisci il distanziamento devi metterti le mascherine. Regole di prevenzione che, inutile negarlo, sono saltate nella notte magica nord-est, nei giorni in cui il contagio torna a salire, trainato dalla variante Delta, soprattutto tra i più giovani. Anche per questo, fa intendere sempre Zaia, il contact tracing va intensificato con l'aiuto di tutti. I tamponi presso le strutture pubbliche, e non vuol dire che gli altri si comportano male, perché le farmacie, giustamente, è giusto che si paghi se va in farmacia o in qualche laboratorio privato, ma noi abbiamo fatto questa scelta estiva di garantirli a tutti senza ricetta medica. Quindi chiunque, se ha un dubbio, ha un'attività, a un evento, può andare a farsi il tampone. Monitoraggio, ma non solo, visto quanto è successo tra Litorale e Marca Trevigiana con il focolaio in una festa, amplificato da una mancata comunicazione. E chiedo a tutti di segnalare la propria positività, perché abbiamo avuto un caso dei ragazzi che hanno fatto la festa a Jesolo, poi a Rele Monaco di Treviso. Il caso indice probabilmente lo abbiamo trovato, un ragazzo che era rientrato il 3 luglio dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, scusate, e si è autodiagnosticato il Covid con un test fai da te, ma non ha segnalato, si è messo in isolamento, ma non ha segnalato. Questo è quello che mi dicono i nostri da prevenzione. Messaggio forte e chiaro, così come è nitida la fotografia scattata alla nuova variante. Per noi oggi è ancora una variante che dà asintomatici. Ovvio che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia. Se questa variante fosse arrivata la scorsa estate, sarebbe stata una tragedia. Individuato, quindi, lo avete sentito dalle parole di Zaia, il caso indice alla base della diffusione del focolaio nel Trevigiano, e salgono a 20 i ragazzi accertati positivi al virus. Intanto i casi settimanali di Covid nella Marca aumentano. Raddoppiano i casi settimanali di positivi ogni 100.000 abitanti nella Marca, da 6 della scorsa settimana ai 12 di oggi, raggruppati nelle fasce dei più giovani. E se consideriamo i casi in termini assoluti, sui 108 riscontrati in settimana sono 92 i casi dai 16 ai 19 anni, il resto tra i 20 e i 29 anni. Sono tutti casi di ragazzi, perché li chiamo ragazzi, dai 12 ai 29 anni. Intanto, dopo i casi riscontrati a seguito delle due feste a Jesolo e Treviso, il cluster, per il quale al momento sono 65 i trevigiani in isolamento, non vaccinati, tutti tra i 17 e i 20 anni, le positività confermate salgono da 16 a 20. Altri 10 sono risultati positivi al tampone antigenico e aspettano il risultato del molecolare, mentre 35 sono risultati al momento negativi al primo molecolare. Focolaio riconducibile al caso indice del ragazzo rientrato dall'Inghilterra. È un caso indice, lo chiamiamo così noi, cioè sembra che sia il primo caso di positivo, che è un ragazzo, un giovane, un ventenne, che è arrivato, è stato in Inghilterra, è tornato in Italia e sembra che sia un po' lui quello che ha sostanzialmente poi contagiato anche i colleghi, gli amici, durante quella giornata che si sono trovati a vedere la partita di calcio. Al momento il presequenziamento eseguito su questi tamponi per individuare la variante alla base del focolaio porterebbe ad escludere si tratti della Delta. Noi speriamo di escludere. Il nostro laboratorio che fa il presequenziamento, al nostro laboratorio sembra che non ci siano casi, però utilizziamo, ecco, chiaramente la prudenza. E dopo le immagini dei festeggiamenti di ieri sera, il pensiero va alla potenziale diffusione del virus. L'invito ai giovani è quello di andarsi a fare il tampone. Se dobbiamo fare un paragone con quello che è successo a Jesolo, dove c'era un assembramento di 40-50 ragazzi che guardavano le partite e ovviamente immagino non abbiano mantenuto le distanze, se dobbiamo fare questo rapporto forse dobbiamo aspettarci ancora qualche caso. Infine, a seguito del caso di un bimbo di 4 anni risultato positivo ad un centro estivo a Santa Lucia di Piave, sono 52 bambini in quarantena assieme agli 8 operatori. Per la cronaca andiamo a Mogliano Veneto, dove è stato arrestato un ventenne, blitz contro lo spaccio di droga. Rovi d'erba alta nell'area dell'ex piscina di Mogliano, luogo dimenticato e per questo diventato centro di spaccio, soprattutto giovanile, come dimostra l'arresto fatto sabato sera. Una pattuglia della stazione Carabinieri di Mogliano
facendo un normale giro di controllo anche presso questo parcheggio, ha sorpreso complessivamente 5 giovani con 2 autovetture, i quali insomma avevano destato un attimo di sospetto circa il loro atteggiamento. Dei 5 giovani, 3 provengono dal Veneziano e 2 vivono a Mogliano. Segni di nervosismo e qualche atteggiamento sospetto, e i carabinieri trovano ciò che stavano cercando. Su uno di questi veicoli, il militare, i militari hanno rinvenuto con una grossa quantità di marijuana, nonché un bilancino elettronico e una terrina di plastica che verosimilmente serviva per contenere la sostanza stupefacente da pesare. Droga pronta alla distribuzione non solo per la marijuana ma anche per un considerevole quantitativo di cocaina. Segnalazione alla prefettura come assuntori per 4 ragazzi del gruppo, mentre il 5° è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Un'area diventata difficile dopo la chiusura della storica piscina Rarinantes, sulla quale però il comune ha pronto un piano di rilancio. Ci stiamo lavorando, purtroppo è un processo lungo, si parla di un investimento di 5 milioni di euro perché la piscina va completamente rifatta, e stiamo lavorando per un progetto di finanza, un project financing, un partenariato insomma pubblico-privato per raggiungere un obiettivo importante e di cui i moglianesi hanno bisogno. Entro il 2021? Entro il 2021 io conto di vedere già qualche atto amministrativo, diciamo così, che ci ridarà finalmente la prospettiva per avere la nuova piscina in città. Nuovo capitolo nel procedimento nei confronti di Giuseppe Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca. Oggi in tribunale a Treviso è stata la volta del commissario liquidatore Giuseppe Vidau. Il concetto di insolvenza bancaria è molto scivoloso, ha detto Vidau. Diciamo che alla fine del 2013 Veneto Banca non avrebbe più potuto operare nel settore. Questo quindi 3 anni e mezzo prima che Veneto Banca finisse per decreto in liquidazione amministrativa coatta. Un dettaglio che non è un dettaglio in questa vicenda. Intanto da Roma il ministro Federico D'Incà fa sapere che prosegue il lavoro di indennizzo dei risparmiatori truffati dalle banche. I veneti interessati sono già stati bonificati 192 milioni di euro, il punto del ministro Bellunese. La parte più cospicua a Treviso con 72 milioni per 9.547 domande. Ritorniamo ai fatti di Venezia, agli scontri con la polizia di sabato scorso. Come sapete è stato arrestato un trevigiano. Oggi diversi manifestanti no global collettivi hanno manifestato in segno di solidarietà a Venezia. Gli scontri avvenuti sabato pomeriggio tra gli attivisti in protesta contro il G20 e le forze di polizia in tenuta antisommossa sono costati a uno dei manifestanti, Andrea Colti, portato via di peso dalle forze dell'ordine, il processo per direttissima. Per questo una ventina di persone hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Tribunale di Venezia in occasione dell'udienza di convalida del fermo. Una città militarizzata che vorrebbe far passare, che vorrebbe far fare la passerella a questi venti potenti della terra che vorrebbero decidere sul nostro futuro. Nel corso di questa giornata Colti, un nostro compagno, un nostro fratello, è stato fermato e in questo momento si sta svolgendo il processo per decidere quali saranno le misure che gli daranno. I manifestanti hanno esposto uno striscione in cui si chiedeva la liberazione di Colti, rivendicando il diritto a manifestare. Colti è un nostro compagno che da sempre, in tutte le battaglie per i diritti di tutti e di tutte, si è schierato in prima linea. Ecco, allora noi siamo qui per dire che non accettiamo queste forme di repressione. Colti era stato portato via dalle forze dell'ordine nello scontro avvenuto mentre gli agenti impedivano agli attivisti di raggiungere l'Accademia dalle Zattere, dove originariamente era iniziata una manifestazione statica. Dopo giorni di caldo e di afa, tra martedì e mercoledì sono previsti in Veneto rovesci e temporali sparsi a tratti diffusi, possibili fenomeni localmente anche intensi. Così il centro funzionale decentrato della protezione civile, che ha diramato allerta gialla dalle 12 di martedì fino alle 8 di mercoledì. Torniamo a Treviso perché questa mattina davanti alla prefettura c'è stata una manifestazione da parte delle famiglie soggette agli sgomberi degli appartamenti di Ponte di Piave.
Noi chiediamo di intervenire presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, presso il Tribunale, chiedendo di intanto fermare i prossimi sgomberi, perché non hanno motivo d'essere e creerebbero un'emergenza ancora maggiore. E in secondo luogo che si attivi per requisire, reperire, ristrutturare case di emergenza, anche pubbliche dell'ATER, che ci sono e ce ne sono a Ponte di Piave, e vengono assegnate a queste famiglie, quantomeno provvisoriamente, fin quando non riescono a trovare un affitto. Un incontro urgente con il prefetto di Treviso è quanto chiedono le famiglie delle palazzine di via Sarajevo a Ponte di Piave, sfrattate non per morosità ma a seguito della messa in liquidazione della società immobiliare. Stanno procedendo con degli sgomberi di inquilini, di famiglie con bambini minori, non per inadempienze, non perché non hanno pagato l'affitto o cose di questo genere da parte degli inquilini stessi, ma semplicemente perché l'immobiliare è fallita e le banche che vogliono vendere le case e realizzare i loro crediti vogliono che le case siano vuote. Sgomberi che procedono già da una decina di giorni. Hanno già proceduto con lo sfratto, lo sgombero di 8 famiglie con moltissimi bambini, come potete vedere anche qui, a cui finora non è stata data nessuna soluzione. Chi è ospitato momentaneamente da parenti, ad alcuni è stata data la possibilità di alloggiare provvisoriamente in albergo. Siamo andati via io, solo albergo adesso abito. Tutti alla ricerca di un nuovo appartamento. Si tratta di persone che hanno un lavoro ma sono in difficoltà per le tempistiche. Tra emergenza sanitaria e poco tempo si sono ritrovati senza casa. Per questo chiedono l'intermediazione di amministrazione comunale e prefettura. Troppi morti sulle strade, soprattutto tra i motociclisti. Da qui la mozione approvata dal Consiglio regionale del Veneto. Incentivare la diffusione di soluzioni per migliorare la sicurezza in moto, magari sostenendo la tecnologia airbag, è questo l'obiettivo della mozione approvata in modo unanime dal Consiglio regionale del Veneto, che in questo modo si rivolge al governo perché preveda specifiche detrazioni fiscali per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, simili per intenderci a quelli già utilizzati nelle corse sportive. Sono ancora troppi infatti gli incidenti che coinvolgono centauri in Veneto, come racconta la cronaca dell'ultimo periodo, e che la trevigiana Sonia Brescaccina, presidente della Quinta Commissione Sanità, ha ripercorso in aula a Palazzo Ferrofini. Anche in questo periodo, purtroppo, diversi concittadini hanno avuto incidenti. Pensiamo ad esempio a Manuela, Mattia, Nicola, per citarne alcuni. A loro va il nostro ricordo, anche a chi subisce poi conseguenze alla salute in modo permanente, e anche i loro familiari. Ferite materiali e morali da prevenire, per l'appunto agevolando l'acquisto di dispositivi con fondi che potrebbero arrivare dal recovery plan o comunque da strumenti di origine comunitaria. La proposta recepita da Venezia è partita dal Trevigiano, in particolare dall'Associazione Manuela per la sicurezza stradale. Il nostro è quello di creare un emendamento sul codice della strada, di dare obbligo a tutti alle due ruote di usare dei giubbotti, degli airbag, dei gilet, di usare l'airbag del seggiolino, però ogni motociclista deve essere protetto. Il Veneto fa così da apripista una mozione che vuole fare il giro d'Italia e che presto potrebbe arrivare anche nei consigli comunali del territorio. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare di un incidente capitato al vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, vittima appunto di un leggero infortunio qualche giorno fa a Lorenzago di Cadore, dove si trovava in visita al campo estivo degli scout trevigiani, quando durante una passeggiata lungo un sentiero di montagna improvvisamente scivolato, battendo violentemente un ginocchio. Per lui solo qualche giorno di riposo. Lo sport torna alla Gran Fondo Pinarello dopo un anno di stop forzato. Come scenario i Colli del Prosecco. Avvia la 24.
24esima edizione della Gran Fondo Pinarello, corsa che da tradizione omaggia il territorio della Marca Trevigiana. Domenica 18 luglio si torna in sella, si parte da Piazza del Grano alle 7.15 per non rompere la tradizione che coinvolge gli appassionati di ciclismo del Veneto e di tutta Italia. Novità e grandi classici come il Muro di Cadel Poggio, che nel 2019 fu protagonista della cronometro del Giro d'Italia. Si punta a 2.000 atleti, iscrizioni ancora aperte per un percorso che si articolerà lungo le colline patrimonio UNESCO su due tracciati. Lo dovevamo fare l'anno scorso, lo faremo quest'anno, il ritorno un po' alle origini. Nel 1997 facciamo questa salita del Monte Cesena, la recuperiamo quest'anno attraversando comunque tutte le strade della Marca Trevigiana, dalle zone del Conegliano, del Prosecco, di Valdobbiadene, attraversando Cadel Poggio, questa salita del Monte Cesena, discesa Pianezze e Valdobbiadene, con un rientro il Montello, tutte zone che per i nostri ciclisti è la palestra per eccellenza. Tradizione, emozione, sfida, oltre che attenzione rivolta al mondo della bici, una celebrazione dello sport e un veicolo di promozione della città. Che è il segnale che il ciclismo sta ripartendo, e per me è anche un piacere poter, come dire, testimoniare questo, perché significa che le amministrazioni che hanno il desiderio di far ripartire l'attività sociale trovano nel ciclismo un veicolo adatto a questo. Adesso di corsa a Belluno. A Belluno in primo piano la visita del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro a Misurina, l'Istituto Pio XII. Brusaferro, che ha parlato ovviamente di Covid e ha scattato una fotografia alla curva epidemiologica. Non siamo fuori dalla pandemia, ha detto. Non fa previsioni, ma come è d'uso per l'ambiente scientifico che rappresenta, monitora attraverso i dati l'evoluzione della pandemia. Incontriamo il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Pio XII di Misurina, dove sono stati presentati i primi dati dello studio sulla qualità dell'aria negli ambienti interni. Siamo ancora nella pandemia. La pandemia oggi è caratterizzata però da due elementi importanti. Il primo elemento importante è abbiamo le vaccinazioni, e quindi la scommessa e la sfida e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere nel tempo più rapido possibile è la vaccinazione della più larga fascia di popolazione possibile, tra quelli ovviamente rispetto ai quali il vaccino è autorizzato, nel più breve tempo possibile. Il vaccino è la nostra assicurazione rispetto alla capacità di controllare la circolazione del virus, spiega il professor Brusaferro, che conferma l'incremento dell'incidenza dei casi di Covid-19, in alcuni casi a doppia cifra, in molte regioni italiane. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità esorta a proseguire il percorso virtuoso intrapreso per l'accertamento dei nuovi casi di coronavirus insorti rapidamente legati alla variante Delta. È importante identificare precocemente i casi, tracciarli, avere idea dei tipi di virus che circolano. In questo senso sappiamo che la variante Delta si sta diffondendo anche nel nostro paese, come sta avvenendo in tutti i paesi europei, e le previsioni dei modelli dicono che nelle prossime settimane diventerà la variante dominante come circolazione. Sappiamo anche che questa variante è più efficace nella sua capacità di trasmettersi. Le regole comportamentali individuali restano fondamentali per la tutela della nostra salute: distanziamento, mascherina, igiene delle mani. Si aspetta un presente e un futuro caratterizzato dall'emergenza di nuove varianti. Questa è una caratteristica del virus. Il virus continua a mutare e tra le continue mutazioni si tendono a selezionare quelle che hanno maggior capacità di sopravvivere nel contesto in cui si diffondono. Nuove varianti ci attendono, il professor Brusaferro non lo nega e indica gli imperativi: identificare, tracciare, conoscere e studiare per mantenere il numero dei casi più basso possibile. Anche per questo fanno discutere pure a Belluno le immagini di una piazza stracolma e della gioia collettiva ieri sera nel post finale dei campionati europei di calcio vinti dall'Italia. Non ci sono stati disordini, ma la nottata è trascorsa all'insegna degli eccessi. Non è mancata la coda polemica sulle restrizioni previste attualmente dalle normative anti-Covid e la massima libertà garantita per una partita di calcio. I social sono stati sommersi dalla richiesta civile di poter avere linee guida chiare ed efficaci in ogni ambito, a maggior ragione in queste settimane, visto l'avanzare del numero dei contagi. Questa quindi la notte magica è anche un po' rischiosa, vissuta
a Belluno. Ma ritorniamo a Misurina, perché di fronte a Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, è stato presentato un importante progetto. Sentiamo. La qualità dell'aria è un fattore determinante per la tutela della nostra salute. Al di là del Covid-19 è importante conoscere i rischi che l'inquinamento indoor provoca e che troppo spesso viene sottovalutato. Parte da Misurina, dall'Istituto Pio XII, lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità per conoscere meglio quali sono i fattori di rischio per i vari tipi di asma che nel centro di eccellenza europeo all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo vengono curati. Endotipizzare quella malattia è fondamentale proprio per poter disporre al meglio di quelle che sono anche le possibilità terapeutiche che abbiamo oggi, dai farmaci tradizionali ai nuovi farmaci biologici. Misurina si inserisce in maniera importante perché consente non solo di dare un vantaggio di benefici ambientali e di cure locali, ma di contribuire ad arrivare a terapie personalizzate. Il gruppo di studio ha iniziato i suoi lavori nel 2010 e ha prodotto un decalogo per le famiglie dei bambini affetti da asma che valgono per tutti. Non eccede con i profumatori, leggere le etichette, non miscelare i prodotti di pulizia, cambiare l'aria soprattutto in presenza di mobili e arredi nuovi. Educazione, una consapevolezza delle famiglie su come continuare a mantenere i benefici ottenuti, come vi abbiamo mostrato dal soggiorno qua, cercare a casa, nei limiti del possibile, di continuare a mantenere un ambiente sano per le vie respiratorie dei loro ragazzini. Un lavoro, quello dell'Istituto Superiore di Sanità, che il Pio XII non avrebbe potuto svolgere in autonomia. Oggi, scongiurata la chiusura del presidio, paventata nel 2019, il centro di cura per l'asma prosegue la sua missione di cambiare il destino della vita dei più piccini. Sono 2 anni in cui abbiamo lavorato credendoci, abbiamo lavorato bene. Il Covid non ha aiutato, ma abbiamo prodotto tanta scientificità che è sicuramente quella che oggi ci mette in luce, ci mette nella possibilità di comunicare, ci mette nella condizione di affrontare meglio il mondo istituzionale. Anche a Belluno, veniamo alla cronaca sindacale, ci sono aziende che decidono di licenziare i lavoratori senza ricorrere a ulteriori ammortizzatori sociali pur previsti e gratuiti. Succede alla Focus SRL di Sedico, dove solo un giorno dopo lo sblocco dei licenziamenti 3 lavoratori dei 4 rimasti si sono visti recapitare la lettera di licenziamento per motivi oggettivi. Dura la presa di posizione della FIOM di Belluno, che ritiene queste decisioni gravi e lesive della dignità di lavoratori che alcuni per oltre 25 anni hanno contribuito in modo significativo agli utili dell'azienda. E veniamo in ultima battuta agli ospiti di questa sera a Ring, in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Ci saranno Beppe Dossena, campionissimo degli anni 80, campione di calcio, allenatore, dirigente sportivo, e ancora Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione, Marco Bonet, collega del Corriere del Veneto, Emanuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità. Così questa sera a Ring a partire da alle 21:15. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. C'è il meteo. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rotamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Intenso peggioramento del tempo, arriva una perturbazione atlantica sul nostro territorio. Martedì 13 luglio, forti temporali e stop al caldo africano con un brusco calo termico. Il dettaglio. Sul Veneto al mattino qualche spiraglio di sole e tempo a tratti più stabile. Con il passare delle ore nuvolosità in aumento e precipitazioni via via più diffuse. Attenzione perché sarà molto alto il rischio di fenomeni anche forti e di locali grandinate. Temperature, come detto, in sensibile calo, minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente sarà più soleggiato, dal pomeriggio piogge ovunque, anche di forte intensità. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-32 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Andrà meglio anche qui in mattinata, ma la stabilità durerà ben poco perché presto arriveranno temporali un po' su tutti i settori della regione. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rotamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.